Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano nella sede Ampi, dove è appena finito l'intervento di Diego Fusaro, autore di moltissimi libri filosofici, e tra i quali Bentornato Marx. La domanda che facciamo a Diego Fusaro è questo: in un momento in cui Marx sembrava accantonato anche da quelle forze politiche che lo hanno visto come loro guida, nasce questa nuova interpretazione di Marx, come mai? Nasce più che una nuova interpretazione di Marx, è un tentativo di riporre al centro della problematizzazione filosofica e politica Marx, dopo un lungo periodo di oblio, soprattutto successivo naturalmente al crollo del muro di Berlino, che ha travolto e spazzato via provvisoriamente il marxiano sogno di una cosa. Si tratta, dal mio punto di vista, non tanto di fare una agiografia di Marx, un elogio nostalgico di Marx e dei marxismi. Si tratta di provare con Marx a sollevare il problema fondamentale del capitalismo e delle sue tragedie nell'etico oggi, distruggendo quell'ideologia onnipervasiva che propugna il capitalismo come unico mondo possibile. Questo deve fare oggi Marx, criticare il capitalismo e pensare una prospettiva nobilitante rispetto ad esso. Diciamo quindi una visione evolutiva del pensiero marxista, diciamo calata nella realtà attuale, e in una realtà in cui il disorientamento sembra che sia la spinta motrice un po' di tutti, cioè qui viviamo un po' in un'epoca molto confusa, diciamo. E in quest'ambito come interpreta lei il concetto di lotta di classe? Ma intanto distingo marxiano da marxista. Marxiano è ciò che è uscito dalla penna di Carlo Marx, 1818-1883. Marxista è ciò che è venuto dopo. Secondo me si tratta di ripartire da Marx più che dai marxismi. Oggi la lotta di classe è in qualche misura evaporata, nella misura in cui gli asserviti, i dannati del pianeta, versano in condizioni ancora peggiori rispetto a quelle dei tempi di Marx, ma viene meno l'elemento di rivendicazione comune di lotta contro il capitalismo e le ingiustizie che esso produce fisiologicamente. Manca cioè l'elemento che Hegel, il grande maestro di Marx, chiamava la lotta per il riconoscimento del lavoro servile. Il punto fondamentale di una ripresa di Marx oggi consiste anche nel risvegliare il conflitto, cioè la lotta contro le ingiustizie e i soprusi che il capitalismo continua a perpetrare ai danni non solo dei lavoratori salariati, ma dell'umanità tutta, dei popoli e delle nazioni. Penso ad esempio al popolo greco sacrificato sull'altare del capitale, penso alle tragedie che da qui a poco sconvolgeranno anche la Croazia, l'ultimo entrato nell'Europa, e così via. Ecco, la rinascita, o meglio, la crescita forsennata che stanno avendo alcuni paesi del terzo mondo, tipo Cina, India e Brasile, può rientrare in una visione globalizzata di lotta di classe, ossia i paesi più poveri che stanno emergendo, cioè con una sorta di lotta di classe, stanno emergendo con la loro nuova economia, diciamo? Ma secondo me no. Bisogna, secondo me, impostare diversamente la questione. Secondo me oggi l'unica resistenza concretamente operativa è fornita da tutta quella galassia di stati che resistono al modello dell'americanizzazione integrale, con bombardamento umanitario incorporato, e che quindi svolgono per ciò stesso una funzione geopoliticamente imprescindibile. Penso alla Cina, penso a Cuba, penso all'Iran, cioè a tutte quelle forze che, ampiamente spesso esecrabili nella loro strutturazione interna, svolgono comunque un piano fondamentale sul piano geopolitico, perché vanificano il teorema per cui resistere non serve a niente. Resistere è fondamentale oggi e di più è di vitale importanza. Bene, grazie per questa sua preziosissima testimonianza. Amici di Onda Libera, un saluto.